adesso vediamo la motivazione. Attrice di forte carisma, fiora all'occhiello del teatro napoletano, ha lavorato al fianco dei più grandi del Novecento, cimentandosi anche nel cabaret, nel musical, nel cinema e nella televisione. Premio Paolo Leonelli 2019 per la sezione teatro a Dora Romano. Allora l'insegnante per me. Le due ragazze, l'amica, io direi, se lei è d'accordo, di fare il monologo, poi dopo ci rilassiamo e raccontiamo un po' di cose. Sì? Bel applauso, signore e signori, Dora Romano. Due parole. Questo pezzo che io adesso vi dirò è il pezzo con il quale è iniziato tutto nella mia vita. È iniziata la mia carriera, da qui si è mosso tutto. Ed è un pezzo scritto da, per me, da Annibale Ruccello, con il quale abbiamo... abbiamo iniziato il nostro percorso artistico. È tratto dall'opera L'Osteria del Melograno, che è stato il primissimo spettacolo che io abbia mai fatto, e anche per Annibale, per la compagnia, per la, il piccolo gruppo di attori di quell'epoca. Il pezzo si chiama La fiaba di Chocat. Tanto che era scena, cano giorno, tanto da raggi e da collo che mi facette via, co cacciai da casa. Cammina, cammina, sciocca, si trovai a passare rinda un bosco. Ca, sotto sole, stevano tre fate. S'erano addormute e o sole cuceva. Sciocca, sette e sette e pensai. Mo ci faccio una bella vogliarella, a così sti poporelle non vanno neanche con mullatta, che il sole può bruciare e fa nero con bucratella. Quando le fate si scetarono, trovarono sta bella vogliarella. Si chiamarono a sciocca e la ricettano. Bello giorno, per questo piacere che ci hai fatto, volimmo una cosa che ti può servire. Tecca di spumazzariella rossa. Basta che ci saglia un coppa e può volare. Meglio in auxilio. Sciocca, si mettette a ridere. Saglietto un coppo bastone e vroom. Si trovai a volare. Andando sul palazzo del re. Castevo in Vanesta, a principessa, che si appartenava a trezza d'oro che teneva. Baretta sciocca e si mettette a ridere.
O figlio mio, la ricetta. Rino con gusto. Rino, a scingino mesa gusto. Ricetta questa. E signore. Passai udirmi. E la principessa, o veramente scelta in giro, perché un mazzariello che l'aveva narrato era fatale. La principessa scelta in giro, o va, che vuoi? La colla, la colla, ma niente, non c'è stato niente da fare. Richard, figlia mia, ti ha fatto un clip chi lo fa? Dimmi chi è stato che uccide. E la principessa rispondette, e quando l'hai ucciso tu con nato, che sembra creatura romana. Dietro non vanno per tutto il paese, che io no, ma voglio sposare un giovane con mazzariello rosso. E fu così, a scioccare, si sposare la principessa. E quando muretto il re, scioccare, a domandare il re purissimo. Grazie. Complimenti. Bello, bello, eccolo qua. Grazie a voi che siete stati così buoni da offrirmi questo premio. Meritatissimo. Molto volentieri, grazie. È un premio che... Qui sono passati tanti sognatori stasera. È stato molto emozionante. Voglio dedicare questo premio appunto a chi sogna. Io me ne sono andata via da questo territorio quasi 40 anni fa, proprio perché volevo costruire il mio sogno. Perché i sogni non si realizzano in una nottata di sonno, no. Sarebbe troppo facile, no? I sogni si costruiscono passo per passo. I sogni si costruiscono con la sofferenza, con la solitudine, con il sacrificio, con le rinunce. E quello che io ho visto questa sera è stato proprio questo, la celebrazione della fatica di raggiungere, di costruire il proprio sogno. Che dà, poi alla fine, quando il sogno si realizza, dà un'immensa soddisfazione. E questo premio lo voglio dedicare non solo a chi, come Annibale, non è più qui a gioire con me di questo premio, come Annibaiano, come Franco Chiero, ma a tutti coloro che nonostante tutto inseguono il loro sogno, inseguono il loro ideale. Perché un artista può definirsi tale, secondo me, solo se oltre alla propria soddisfazione personale insegue un ideale civile e sociale. Secondo me un artista non può fare la fine. Io ho raccontato una domanda che poi tra l'altro mi piacerebbe farla insieme presente con noi un suo grande amico che la premierà, che è stato premiato l'anno scorso, Piero Pepe. Vorrei invitarlo qui perché abbiamo detto la stessa cosa nei camerini, ma non lo sapevamo. Io ho fatto questa domanda a casa prima di venire, piano piano poi un po' di... sì. Perché con Piero abbiamo scambiato due parole dei camerini, che anch'io sto iniziando, io sono proprio vicino a loro, mi sento proprio piccolo, ancora più piccolo di quello. Sto iniziando anch'io, sono 3 anni che ho iniziato a recitare e amo questo lavoro, mi sono approcciato con i grandi, perché poi io dico, si mangia fa male subito, e poi fatemi chi è meglio del Francesco, quindi ho iniziato con De Filippo, che amo, e ho comprato libri, poesie, monologhi, insomma, studio molto De Filippo, di laboratorio, però con Piero nel camerino abbiamo detto la stessa cosa, io adesso leggo la domanda, e poi tu mi dici, se non è lo stesso argomento. Quando un'attrice sa di essere brava e finalmente arriva anche il riconoscimento dei media, cosa si prova e cosa si ha voglia di dire? Prima che avevamo detto nei camerini,
Io credo di aver detto quello che avevo voglia di dire in questo premio. Andato via? No. Ti sento? Scaricato? Vediamo un attimo. Regia, ti aspetto il microfono, la batteria. Ok. Vediamo un altro, prendiamo questo fisso al volo mentre cambiano la batteria. Vediamo. Questo è acceso? Sì, lo voglio togliere. Ok, lo facciamo. Non mi dite il bello con la diretta. Ecco qua. Questo facciamo cambiare la batteria. Insomma, qual era la domanda? No, la domanda era quando un'attrice sa di essere brava, perché lei ha iniziato un po' di anni fa, diciamo qua, però pare che si sono accorti ultimamente, insomma, no, finalmente arrivati riconoscendo dei media, quindi sì. Se non si va in televisione, un grande attore non viene fuori. Innanzitutto, sempre, insomma, il teatro... vediamo, diciamo che io sono estremamente riconoscente al teatro, adesso l'ho lasciato un po' da parte. Perché appunto si è aperta questa finestra, come dicevo prima a Piero, si è aperta questa finestra della televisione e del cinema in maniera più concreta. Io avevo già fatto televisione prima, però non avevo avuto questo riscontro. Prima serata su Reo? No. quindi il teatro mi ha dato, e io ne sono estremamente riconoscente, tutta la abilità e la tecnica, mestiere. La passione, il mestiere che ho potuto mettere a disposizione del cinema e della televisione. Senza il teatro io non credo che un attore possa definirsi tale. Sì, ma le basi fondamentali ce l'hanno gli artigiani. Per questo mancano calzolai, mancano idraulici, mancano muratori, perché ti vogliono fare gli attori? Non si sa, però diciamo che no, io scherzo ovviamente, però è importante perché l'attore è un artigiano delle emozioni, e questa cosa dovrebbe essere molto, dovrebbe essere insegnata nelle scuole, ai bambini, cosa voglia dire fare il teatro, perché il teatro è, oltre a uno strumento di enorme espressività, ma è anche un veicolo di emozioni, per se stessi e per gli altri. E quindi questo veicolo deve essere messo in moto, deve essere agito in qualche modo. E io non vedo nelle scuole tutta questa attenzione, non c'è mai stata in Italia. Nelle scuole ancora si studiano cose che non servono poi ai ragazzi quando escono da scuola, diciamocelo. Ma diciamo che a scuola serve tutto, però è importante per quanto riguarda il teatro, al di là se si voglia diventare veramente un professionista del teatro, se si voglia diventare un attore vero, però è importantissimo, sarebbe importantissimo proprio per i bambini fin da piccolissimi che potessero fare il teatro in tutte le scuole, a tutti i livelli. Nei paesi anglosassoni il teatro è una materia di studio e di esame. È un lavoro sociale l'attore. Sì. Quindi quello che manca in Italia è proprio questa educazione, questa attenzione al fatto che noi attori abbiamo. Siamo dei veri lavoratori, dei veri professionisti, non siamo degli hobbyisti, non siamo gente che si improvvisa. E questa cosa ancora non è stata recepita in questa nazione. Infatti, se dici che lavoro fai l'attore, si fa il bello lavoro qual è? Sì, il bello lavoro qual è, come cambi. Questo io mi auguro nelle prossime vite, perché credo che questa non farò in tempo. Però lei ha detto che fa anche dei laboratori, quindi... Sì, io insegno quando è possibile, quando ho tempo, faccio dei seminari, faccio degli stage, come si dice in inglese. Il prossimo, prenoto anch'io. Va bene. E quindi, niente, cerco di insegnare, di trasmettere quello che ho imparato, senza creare un metodo, perché non esiste un metodo. Non più metodo. No. Sì, esistono più metodi, però quello che cerco di insegnare è che un attore, un'attrice non deve stare sul palcoscenico solo per se stesso. Non basta, non è sufficiente, non è necessario, e tante volte non gliene frega niente a nessuno.
Il problema è che l'attore deve avere una funzione sociale e civile, oltre che emotiva. Questo è il mio modo di lavorare. E se sono stata apprezzata, insomma, in questi ultimi anni, vuol dire che forse questo lavoro non è andato per tutto. Complimenti, no, assolutamente. Io volevo ringraziare, io conosco questa signora da oltre 30 anni, quindi adesso stasera consegnarle un premio veramente mi fa un mondo di piacere, perché non abbiamo mai lavorato insieme, perché poi capitano queste cose che ci si conosce ma non si è mai lavorato insieme. Una volta glielo chiedevo poco prima, mi venne un'idea, chiamai lei, che era un po' all'inizio, avevo già cominciato. Dico, senti, vogliamo fare un bel recital di musica, di cose, eccetera? Sì, sì, che bello, facciamolo, eccetera. Scegliamo le musiche, i brani, eccetera, scegliamo i chitarristi che ci accompagnavano, non abbiamo mai fatto su quel portale. Non si è mai capito perché. Era un'estima, volevamo fare un pubblico estima. Ma mai dire mai. Comunque, ecco, quindi stasera dalle tre. E poi sono ricordato ancora di più a te, perché io sono stato tutto un pomeriggio a casa, dice, stasera che dirò? Caggia, sì, ma fammi una domanda, io rispondo, mi sono preparato, lei ha detto tutto, io ho finito, prima di morire. Sono veramente felice per te. Ecco, l'unica cosa, non è per parlare sempre male della televisione, questa roba qua c'è perché ormai fa parte di noi, però una come lei, che insomma diciamo vicino ai 40 anni di teatro, quasi, insomma, li sfioriamo un po'. L'anno prossimo 40. L'anno prossimo 40 ha fatto delle cose straordinarie. Musical. Sì, io ho visto uno spettacolo con lei, con Lillo e Greg, che da piangere, sarò alla fortuna di essere scelta per un ruolo che lei ha fatto benissimo nell'Amica geniale. Ecco. Viene riconosciuta, viene chiamata, altre chiamate per televisione, premi come questo di Sorrento, altro che sicuramente ne sta ricevendo. Questo è un po' amaro per chi ha scelto di fare il teatro, per chi ha studiato, per chi ha fatto il tournée. Io ho fatto 44 anni la valigia a mano. Adesso se mi chiamano, me l'hanno fritto un corno, gli prego, no, ci sarebbe una tournée, lasciato come sta, non ce la faccio più. Dopo tanti sacrifici e cose, dover aspettare l'occasione buona, che non è solo quella teatrale, ma è quella proprio dei media, è un po' amaro, però vedete un po' forte. No, io sono convinta che ogni cosa ha il suo tempo, ogni cosa ha la sua funzione nel momento in cui capita. Comunque questo è... Tutto serve nel bagaglio della vita, no? Signore, il teatro, il sacrificio, come diceva Eduardo, il cielo! Presentando i figli del Pisse e Luca, vogliateli bene, aiutatelo, perché io non sono mai stato presente a casa, perché il teatro è cielo. Sì. Ed ecco qui. A fare che no, pare che io non avessi vita sociale, io poi ho letto delle cose di Eduardo. No, non è che non avevo vita sociale, noi siamo stati così concentrati in aggressione. Per chi fa questo mestiere proprio teatro per il teatro, io ho rifiutato anche delle cose, perché ero in tournée e teatro per il teatro, meglio il teatro che un'altra cosa, questa era la mia idea. Per chi fa questo mestiere, a un certo punto, se c'ha pure una famiglia, si ritrova i figli grandi non sa da dove escono, cioè, ma di solito alla crescita la mamma, perché non ci sei mai. Perché ti dedichi tutto al teatro e quando ci sei devi studiare, quando ci sei devi fare i provini, cioè, quindi la vita del teatrante è il cielo, però se c'è la passione ti passa tutto, ti gratifica tutto. Io che ho avuto la fortuna di lavorare da Eduardo a Giuffre a tutti gli altri, da Ranieri, tutta questa gente, io posso dire di essere uno che ha fatto il teatro con grande soddisfazione. Non mi conosce la mia saliva, si guarda una cosa. Magari qualche fisso hanno le vita anche. Io vado, ma non mi interessa. E quindi ecco, quando si riceve un premio per il teatro, come voi assegnate stasera, è una grande soddisfazione per chi lo riceve e anche per chi lo consegna. Grazie. E vuoi chiamare qui con noi?
anche Francesco Luigi Di Brisco, che è presidente del Consiglio Comunale del Comune di Sorrento, che è qui con noi, il rappresentante della città, ciao Luigi. E chiamiamo, sì, se vuoi fare un saluto anche a lui, chiamiamo anche Alice, che nel frattempo arriva con il premio. Alice! Allora, oggi per noi è un momento importante, perché dare un premio a questa importante attrice, Dora Romano, che abbiamo avuto modo di conoscerla sul piccolo schermo, appunto dell'Amica Geniale, ma che fa un palmaresso di notevole importanza. È un momento importante a titolo sia personale che della città di Sorrento che dell'istituzione che io rappresento. Giusto due parole per spendere come ringraziamento dell'organizzazione del premio appunto organizzato dalla famiglia Lionelli, un premio importante che si svolge da 4 anni nella nostra città. Personalmente ho avuto modo di conoscere per poco tempo purtroppo della sua vita Paolo, ma ho avuto modo di conoscere con grande gioia i frutti suoi, cioè i suoi, in modo particolare Filippo e poi anche Angela e la dottoressa Arpino. E appunto vedere l'organizzazione di questa iniziativa fatta con tanta enfasi, con tanto pregio, che appunto mi riportano l'arte poliedrica di questa persona che è stata Paolo, è un motivo di vanto da parte della famiglia che appunto a ripercorre la gesta del padre e del marito, che veramente lascia un segno tangibile, un segno veramente importante per tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarlo e di conoscerlo durante la sua vita. Dunque un ringraziamento a tutti coloro che si prodigano per la realizzazione di questo premio e un grazie, speriamo di rivederci qui l'anno prossimo. Grazie. Arriva il premio. Dottor Pepe, che lo consegna nelle mani della signora Dora Romano, suggeriamo questo momento con un bel applauso. Possiamo arrivare tanti altri premi. Veramente la signora ha fatto tantissime cose. Non ho letto tutto perché veramente è infinita. Consegno i fiori. Complimenti. Complimenti. Alla prossima.